tutti ragazzi, eccomi qua con un nuovo video finalmente. Sono 2 settimane che non posto un video e neanche li registro, a dirvi la verità, per svariati motivi. Diciamo che il più importante lo lascio per ultimo. E allora, praticamente uno dei motivi è che finalmente ho la mia postazione di make-up, che tra un po' vi farò vedere. Infatti, come vedete, ho lo sfondo celeste perché sono in un'altra stanza. Ho avuto praticamente una piccola scrivania che uso appunto per make-up, però non solo per fare video, ma anche per insomma, giornalmente per il mio uso personale. E niente, quindi avendo avuto questa scrivania prima ho cercato di trovare il posto, quindi ho spostato alcuni mobili, eccetera, ho trovato finalmente il posto, però non sapevo bene come posizionare la videocamera perché mi dovevo ancora abituare, non è tanto larga. E quindi una volta che poi ci ho preso la mano, però ho deciso di aspettare ancora un altro po' perché finalmente mi sono presa, anzi mi hanno regalato la luce con gli ombrelli finalmente. Infatti, vedete, sono bella luminosa. Se spengo, sono al buio. Ecco qui. Quindi io spero che d'ora in poi verranno make-up perfetti o quasi, almeno in video, si possono vedere bene. Quindi, diciamo, questo è uno dei motivi. Poi ci sono stati, ho avuto varie cose da fare tra comune, sindacato, CAF, perché avevo da fare delle domande qui a casa, cioè le domande per avere tipo l'esenzione ticket, quelle, tutte quelle cose là, quindi sono stata parecchi giorni a fare un avanti e dietro tra CAF, comune, posta e casa, ed era sempre un caos totale. Ancora ci sono stati anche dei problemi di salute in famiglia, mia madre non è stata bene, insomma un po' di cose, quindi sono dovuta correre da lei, un bel po' di cose. E ancora un'altra novità, telefono nuovo. L'unico video che vi ho potuto registrare in questi giorni è il What's in My Telephone. E questo è un Samsung Galaxy J5, guardate la mia cover, che scintillosa, fantastica. E niente, quindi vi ho già registrato il What's in My Telephone, l'ho anche montato, quindi lo dovrei caricare sicuramente, sarà subito dopo questo video, lo metterò. Se no, e niente, diciamo che queste sono un po' delle cose, le ho dette un po' di fretta perché sono anche sinceramente un po' frastornata ed eccitata per quello che vi sto per dire. Però prima di dirvi la notizia più importante, vi faccio un attimo vedere la mia postazione nuova qui, con la luce con l'ombrello. Comunque io ho dovuto fare la postazione perché mi ero stancato ogni volta di prendere tutti i trucchi. Voi sapete già dove ce li ho, prenderli, spostarli in cucina, mettere il telo bianco, cioè era un caos ogni volta, la luce, chi suonava la porta. Io avevo bisogno assolutamente di un mio angolo, anzi in questo caso di una mia parete, e me la sono creata. Poi ho lo sfondo celeste, quindi sto tranquilla, è come se ho lo sfondo bianco, mi dà tranquillamente luce. Quindi avevo bisogno, perché non solo per fare i video, ma anche quando mi dovevo truccare, o mi dovevo truccare in camera da letto, o prendere e spostarmi nel bagno, oppure prendermi e spostarmi in cucina. Io comunque voglio stare comoda, mi voglio sedere, voglio stare tranquilla, non voglio fare questi spostamenti perché rischio di rompere qualcosa, e quindi ho deciso così. Allora adesso vi faccio un attimo vedere e dopo ci rivediamo qui. Allora, questa è la mia postazione, come vedete è una piccola scrivania. Qui ho sempre i miei pennelli, come sempre, lì tutti i trucchi. Qui c'è un cassetto in cui tra l'altro devo registrarvi anche una nuova haul. Ed ecco qui la luce, un ombrello. Ovviamente sono tre gli ombrelli, questo è argentato, poi c'è quello bianco e poi c'è quello dorato, in base alla luce che uno vuole. E qui vabbè c'è uno specchietto, sinceramente, perché mi serve per riflettere l'immagine della videocamera, visto che io non ho lo sportellino.
Ho deciso di prendermi questo qua per sedermi perché è senza schienale, quindi anche se io mi alzo durante una registrazione comunque rimane lo sfondo celeste, non si vede né uno schienale né niente. E niente, ora ritorno a... Allora, vi volevo prima di dirvi la grande novità, perché ve la voglio veramente lasciare per ultima, vi voglio dire che sono stata contentissima perché una di voi mi ha scritto un messaggio su Facebook, sulla pagina Facebook, che mi metto sempre il link sotto ogni video, mi scordo sempre di dirlo, sono circa una decina di video che sto mettendo sempre il link sotto, ho aperto la pagina Facebook, ho aperto la pagina Instagram. E in più vi metto anche la mia email per qualunque domanda, per qualunque cosa volete chiedermi. E niente, quindi una di voi, la prima che mi ha scritto e mi ha chiesto come mai non stessi facendo video, sono rimasta veramente non contenta di più, perché anche se è un canale molto piccolo, però mi sono resa conto che c'è gente che comunque vede la mia assenza, nota la mia assenza, o magari ci rimane male, o ha bisogno che io metta un video nuovo, tante cose che veramente mi ha fatto tantissimo piacere. Non speravo mai, è vero, è solo una persona che me l'ha scritto, come anche è vero che il canale è piccolissimo, però quella persona mi ha dato un'energia, una carica, perché questo significa che io non potrò mai mollare, perché comunque c'è sempre qualcuno che aspetta i miei video. È stata una cosa veramente fantastica, oltre, vabbè, alla mia solita cuginetta che mi chiede sempre perché non pubblico i video, tant'è che mi ha detto ma sei in silenzio stampa, vabbè. Comunque, per arrivare all'ultimo punto, io parto dal fatto che Gianni ha avuto problemi con il lavoro, quindi si è dovuto licenziare per vari motivi. Noi ci siamo trovati, quindi, che lui non stava lavorando, quindi anche con pochi soldi in tasca, tra l'altro, al che, parlando e decidendo, abbiamo deciso, siccome lui lì, dove io vi sto per dire, a parenti, abbiamo deciso che tra 12 giorni, ovvero il 9 marzo, partiamo per la Germania. Di questo fatto io sono eccitatissima, entusiasta da morire. E ovviamente prenderemo la prima volta l'aereo e quindi già, voglio dire, è una cosa che già da per sé è entusiasmante. Niente, prenderemo la prima volta l'aereo, andremo in Germania. Ovviamente saremo ospiti dai suoi parenti. Andremo, sinceramente, sì, per vacanza, sì, per vedere un nuovo paese, per fare una nuova esperienza, ma soprattutto andremo in cerca di fortuna, in cerca di lavoro, visto che lì, il lavoro ce n'è tanto, devi essere in grado, di trovarlo e di mantenerlo, però ce n'è. Visto che lo Stato ti dà tanti dei tuoi diritti, non è come l'Italia che te li nega. Lo Stato lì tedesco te ne dà veramente tanti, ti aiuta in tutto e per tutto, cioè tutto completamente diverso. È vero, io non ci sono ancora mai stata, però per come ho letto, per come mi hanno raccontato, per come mi hanno detto, è tutta un'altra musica. Comunque io conosco tante, tantissime persone che sono andate là. Addirittura una mia amica è andata lì per vacanza, ha trovato lavoro, è tornata in Italia, ha preso tutto, se ne è tornata là. In Germania e si è trasferita là, sta lavorando e ora si prenderà anche la casa, perché comunque bisogna aspettare, diciamo, 2 mesi circa totale per avere una casa, perché comunque devi avere una busta paga, quindi se il lavoro lo trovi da subito bisogna calcolare più o meno 2 mesi, quindi è una cosa che è veramente, cioè, scioccante. Il biglietto che ho fatto è un biglietto di sola andata. Io spero tanto che il ritorno non sarà per restare qua, ma sarà solo per un trasloco e per ritornare là. Lo spero veramente tanto. Come ripeto, è vero, non l'ho vista, non ci sono stata, non sono andata, devo ancora provare, però a sentire determinate cose, la voglia di andare è tanta, poi il pensiero che potrò fare altre determinate cose che qui non si possono fare. Insomma, non vi so spiegare nei dettagli, però veramente l'entusiasmo c'è tanto
ovviamente anche da parte di Gianni, che sta tutti i giorni, ora si sta facendo un corso di tedesco su YouTube. E niente, non so più che altro dirvi. Ovviamente vi farò un vlog. Io in questi 12 giorni cercherò il più possibile, per quanto mi è possibile, perché comunque ho un bel po' di cose da sbrigare prima della partenza. Cercherò di girare più video possibili e anche di montarli in modo che io me li porto sulla chiavetta e poi da lì con un computer di qualcuno riesco poi a metterli online. Poi per quanto riguarda i vlog mi sono messa anche il programma, ovvero io li edito con Movie Maker, ho messo anche Movie Maker sulla chiavetta, quindi vediamo un po' cosa si può fare. Sicuramente il primo giorno farò il vlog anche per il volo, eccetera, eccetera. E poi magari più in là vediamo. Io spero di registrare i più video possibili, anche perché ho intenzione di fare abbastanza video. Ma, tra l'altro uno l'avevo anche registrato, lo dovevo montare, ma l'ho perso completamente. Era una videoricetta, vabbè, ma non, poco importa. E niente, quindi sto un po' anche frastornata, sono contenta, non vedo l'ora che arriva, non vedo l'ora che passano questi 12 giorni, solo che la valigia è troppo piccola, c'è una valigia di 10 kg, mi devo portare, però già la valigia pesa 2 kg, quindi dentro ci posso mettere solo 8 kg. E per una persona, per una donna che fa un viaggio di sola andata, non sa quando ritorna, neanche come ritorna, 8 kg sono pochissimi, cioè 8 kg non sono. Neanche tutti i miei trucchi sono 8 kg, sono molto di più, quindi devo restringere. Poi tra l'altro c'è il fatto che i liquidi, anche tipo fondotinta, quelle cose là, creme, profumi, non devono superare i 100 ml. Ora hanno messo i chili anche alla borsa personale, insomma c'è un sacco di cose da fare, oh. Anche se purtroppo la valigia comunque la devo fare all'ultimo momento, perché la maggior parte delle cose che devo mettere, visto che non posso mettere tutto, sono cose che io devo usare fino all'ultimo momento. Ecco qual è il problema. E comunque niente, questo è tutto, io spero vi fa piacere, scusatemi la mia assenza, ma spero che possiate capire perché è stato un periodo veramente molto molto difficile, siamo stati più di una settimana con la macchina rotta, non potevamo assolutamente camminare, Gianni ha avuto anche problemi per andare a lavorare appunto per questo motivo, non sapevamo come aggiustarla, finalmente ieri siamo riusciti ad aggiustarla, insomma un sacco di notizie avevo da darvi e non vedevo l'ora anche di fare questo video. Sono notizie belle, ma ci sono anche notizie comunque brutte o comunque momenti brutti che abbiamo passato. Veramente stare senza la macchina è bruttissimo, anche solo per una settimana, ma è brutto. Ovviamente, poi un'altra cosa, ecco, io volevo lasciare quella notizia per ultimo, però non è più l'ultimo perché mi sono venute in mente altre cose da dirvi. Io comunque non avevo più tempo in questo periodo perché io andavo tutti i giorni in palestra, io facevo lunedì, mercoledì e venerdì, facevo zumba, martedì, giovedì e sabato andavo a fare cardio e attrezzi. Solo che adesso ovviamente non ci stiamo andando più, anche se noi avevamo pagato il trimestrale, avevamo pagato gennaio, febbraio e marzo, marzo non lo usufruiremo per niente. È già una settimana che non andiamo perché comunque un po' per la macchina è rotta e comunque guarda caso i giorni che dovevamo andare in palestra pioveva. Gianni, io, mentre io facevo sala attrezzi, Gianni faceva la box, poi io andavo gli altri giorni anche per fare zumba, invece lui no, andava solo 3 giorni, insomma è un po' gli orari un po' sballati, tornavamo a casa tardissimo, io quando facevo zumba tornavo a casa alle 9:30, quindi cucinavo, mangiavamo, era veramente un casino, non avevo tempo neanche di respirare. Oggi finalmente sono riuscita, vi dirò, sono appena andata a fare la spesa, appena sono tornata ho messo a posto e ho detto no, almeno il video di aggiornamento lo devo girare assolutamente. E quindi niente, io avevo provato a registrarvi anche un vlog sabato con il telefono, solo che praticamente diciamo che non era un vlog, era più mi preparo con voi, tra cui un video tra cui facevo anche questi aggiornamenti qua, però poi ho deciso di non caricarlo perché volevo fare un video solo di aggiornamento e anche perché anche questo telefono purtroppo ha l'audio, mentre l'altro lo dava
dava l'audio in ritardo, questo dà l'audio in anticipo rispetto alle immagini, vabbè. Comunque niente, questo è tutto. E vi ripeto, spero di registrare il più possibile, spero di avere tempo. È vero, non vado più in palestra, però comunque, come vi ho detto, devo sbrigare un po' di cose prima della partenza. I biglietti li abbiamo fatti, il check-in l'ho già fatto. Katy non la posso portare per il momento, ovviamente, cioè non l'abbandono. Non la posso portare per il momento perché facendo dei biglietti aerei, siccome noi siamo tre, perché momentaneamente viene anche la nonna con noi, poi nel caso noi decidiamo di restare, lei ritorna e noi restiamo là. E quindi partendo noi tre, per portare Katy io avrei dovuto pagare 350 euro a persona, mentre per non, senza portare Katy io sono riuscita a prendere dei voli low cost e a pagarli 22 euro a persona. Perché questa compagnia low cost, io non so se si può fare il nome, però onde evitare non lo faccio, questa compagnia low cost, proprio perché low cost non accetta animali, quindi per accettare gli animali io non solo avrei dovuto pagare il biglietto al cane, però avrei dovuto pagare anche un biglietto così alto a noi. E quindi per il momento no, per il momento la lascio un po' a mia madre, un po' a mia suocera, un po' a mia zia, insomma. Io spero soltanto per lei che non che stia tranquilla veramente, perché io non l'abbandono e non la lascio con nessuno. Ora è una cosa che ho dovuto fare per forza, perché comunque noi andiamo in cerca di lavoro, comunque i soldi non erano tantissimi per poter affrontare una spesa del genere, e quindi prima ci andiamo a sistemare noi, e poi sicuramente una volta che noi siamo sicuri di trasferirci là, quando veniamo qua, perché poi veniamo con la macchina e ci veniamo a prendere tutte le cose per fare il trasloco, ovviamente mi vengo a prendere pure lei. Però io sì, ho fatto un biglietto di sola andata, ma sia chiaro che non posso stare più di 30, massimo 40 giorni, perché stare più di anche 40 giorni è tanto. Comunque sì, io manco a Katy, ma Katy manca anche a me, comunque io la considero mia figlia e sarò malissimo anche quando la lascerò, io già lo so che sarò in continuazione a piangere, però purtroppo è una cosa che devo fare. Io ho paura che lei possa soffrire di solitudine o di malinconia, può essere anche di no, però è la prima volta che la lascio, quindi la paura c'è, anche se comunque mi hanno detto, alla fine tu non la lasci per strada, non la stai abbandonando, la lasci con qualcuno che lei conosce e comunque la andrai a riprendere, questo è vero. Però io comunque ho fatto scorta di cibo per lei solo per 40 giorni, quindi lascerò cibo solo per 40 giorni, quindi al 39esimo giorno io devo per forza tornare in Italia. E se poi torno prima, ben venga, perché significa che abbiamo subito trovato lavoro e che quindi facciamo subito il trasloco, insomma. E che altro lo dico? Ovviamente se c'è la possibilità lavorerò anche io, prima deve trovare Gianni, una volta sistemato lui inizierò anche io, ovviamente. E niente, farò dei vlog tedeschi, ragazzi, cioè non ho parole, veramente sono una cosa fantastica. E niente, niente, comunque l'ho ripetuto tantissime volte, vabbè. Ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere, mi raccomando mettete un like, ricordatevi che nell'info box ci sono tutte, c'è la mia mail, pagina Facebook e pagina Instagram, e ci vediamo al prossimo video, ciao!